Ciao ragazzi, ho deciso di fare un piccolo video dove spiego tutti i passaggi per fare la nail art al papavero e la faccio su tip perché ho già lo smalto e quindi non ho lo spazio per ricrearla. Ho fatto una linea per delimitare la zona dove dovrò fare il disegno. Poi prendo il color matte, del color carne, può essere di una qualsiasi marca, l'importante è che sia coprente in modo tale che da non far sembrare la tip trasparente. Faccio la seconda passata e aspetto che si asciuga. Vi consiglio di farlo asciugare bene perché altrimenti quando andremo a disegnare sopra i fiori verrà via lo smalto. Vedete che è coprente. Poi prendiamo un fogliettino di carta e vediamo come realizzare il papavero. Molto semplice, tracciamo dei cuori, il primo petalo. Il secondo petalo sopra e poi facciamo i petali di lato. Provate a fare questo disegno su un foglio di carta in modo da esercitarvi e quando siete sicuri lo realizzate sull'unghia. Più o meno a questo l'effetto. Ora cerchiamo di riprodurre lo stesso disegno sulla tip. Andate caute perché ovviamente se sbagliate non potete più correggere. Ho preso una Bic per fare il disegno. Ora prendiamo lo smalto rosso, andrò a delimitare la zona da riempire con il colore. Come vedete, anche se il colore è molto coprente, il disegno sottostante si vede. Prendo il pennarello nero. Quello famoso dell'Essence Nail Art che a volte scrive, a volte non scrive. Prendo il pennarello nero e facendo attenzione vado delicatamente a ripassare i bordi. Ora lascio asciugare e poi come effetto finale ci passo il top coat.